Franco Gagliuso, candidato a sindaco per la lista Kaulonia Riparte, che vede nel proprio simbolo i due simboli, i due loghi dell'Officina delle Idee e di Dipende da Noi. Stasera in Piazza Bottaria, Colonia Mariana, si presenta la lista. Che lista è la vostra? È una lista che rappresenta il paese nelle sue varie istanze, è radicata bene sul territorio, è una lista di qualità, è una lista molto rappresentativa di cui ne vado orgoglioso. Mi hanno individuato quale capolista e lo hanno fatto sui temi, sull'esperienza anche, perché no, abbiamo tanta nuova linfa che servirà, come dire, da mix per un rilancio della comunità. Come tuo avversario non c'è il sindaco uscente Caterina Belcastro, ma c'è un giovane consigliere uscente, Luana Franco. Cosa pensi di questa mancata conferma di Caterina Belcastro e anche di questa lista fondamentalmente nuova? Ma io intanto auguro buon lavoro anche alla concorrente Luana Franco. Io ho avuto verso di lei, non ho esitato un attimo a telefonarle nel momento in cui sono state presentate le liste, e penso con lei si possa fare qualche confronto, aprire un dialogo, perché il Paese ha bisogno di un dialogo, di dialogo, il Paese ha bisogno di condivisione e non di altro. Quello che sia successo poi a casa di altri, a casa degli amministratori, in questo momento non mi riguarda. Mi può dispiacere perché viene meno un competitor, ma questo non è un problema mio. Il mio problema è quello di dire al Paese cosa vogliamo fare per un rilancio serio e condiviso. Ed è sui temi che noi ci confronteremo, ed è sui temi che noi ci sforzeremo ad andare avanti, e faremo la nostra campagna elettorale chiedendo la fiducia dei cittadini caulognesi. E parliamo di temi, cosa c'è in cima al vostro programma elettorale? Ma è un territorio, come dire, variegato, ci sono delle esigenze al centro storico, quale il completamento del servizio idrico, cui non se ne può più fare a meno, o Rupe Maietta, la pulizia e il rilancio di un sito molto importante che non può non raccogliere i favori di un territorio che riguarda appunto una bellezza naturale, marina. Serve il completamento di un lungomare, serve anche una condivisione di un territorio che si è formato nel tempo e che presenta delle difficoltà non indifferenti. E poi ci sono le frazioni che vengono costantemente abbandonate, hanno bisogno di essere, sentirsi anche loro al centro del problema e della questione, che è la nostra questione di riunire un paese, di lanciare messaggi chiari, confortati anche da quello che riusciremo a fare, considerando che poi questa lista, come ben sapete, è stata fortemente voluta e condivisa dal consigliere regionale, che non mancherà a dare il suo supporto perché si possano fare quelle cose che servono al paese. Sono tante, ma noi cercheremo di farne veramente tante.